pieno, ha condiviso con l'Agenzia Aerospaziale questo progetto. Quindi noi stamattina presentiamo, credo, insomma, di aver capito poi, un nuovo progetto che sarà poi all'attenzione delle varie istituzioni. Quindi la capacità adesso è quella di trasferire attraverso i mass media che c'è un qualcosa a disposizione di tutte le istituzioni per far sì di accelerare un controllo sul territorio. Io non a caso parlavo prima della terra dei fuochi, perché oggi si parla di un'area vastissima quando probabilmente parliamo di una piccola area, così come abbiamo visto tante aree dove ci sono delle macchie di vecchie discariche che vanno lì controllate. Ecco, lo studio e la fattibilità è proprio questo, verificare in tempo reale dall'alto quello che sono eventuali rischi e poi intervenire. Noi ci abbiamo messo la nostra parte grazie alla SAP e alla Coppa Cagellone che ha creduto in questo progetto, quindi al controllo delle discariche. Però ciò non toglie che noi dobbiamo andare oltre, quindi far sì, e quindi vi farò un motore di un'iniziativa con la Regione Campania, in modo particolare con l'assessore Romano, affinché sensibilizzare le istituzioni di Regione e, perché no, il Comune di Napoli di questa iniziativa e dei risultati che hanno prodotto, voglio dire, questa iniziativa che ha avuto la SAPNA unitamente con l'Agenzia Aerospaziale che ci ha messi sotto, la Provincia Aerospaziale ci hanno messi sotto, e quindi ecco il prodotto. Grazie. Grazie a lei.